ma è un momento anche molto intimo. E quindi credo che qui ci sia quella che noi chiamiamo con tanto orgoglio la nostra albesità, e qua in questa sala. E l'albesità non è nelle cose, l'albesità è nelle persone. E l'albesità è nelle persone tutte, quelle che ci sono e quelle che non ci sono più. Perché per continuare a far vivere chi ci ha lasciato fisicamente, noi dobbiamo continuare a far vivere quelle che erano le loro passioni, i loro insegnamenti. E se parliamo di Pio, parliamo di una persona che ha insegnato tanto a ciascuno di noi e che credo abbia, come hanno ricordato bene i suoi colleghi del mondo del vino, dato anche degli insegnamenti molto importanti perché questo settore potesse diventare un grande settore di traino della nostra economia. Io devo essere grato a Pio perché Pio mi è sempre stato vicino in tanti anni, in tutti i miei passaggi istituzionali. Era una persona che lui, prima di telefonarmi, mi scriveva un messaggio, rigorosamente un SMS. L'SMS, non WhatsApp, ed era un messaggio col quale poi chiedeva quando si potevamo parlarci, ed erano per me momenti anche molto preziosi. E ricordo con ancora in questi giorni un particolare suo che dà l'idea di quanto Pio abbia percorso il mondo in lungo e in largo. Quando ero parlamentare europeo a Bruxelles, gli dicevo che era diventato senatore di Lufthansa. Sapete che Lufthansa, per dividere i suoi clienti, i frequent flyer, quelli che volano tanto, li divide in Miles & More, che è il primo livello, poi c'era il livello senator, che sono quelli un po' più, che viaggiano di più, e lui, pensate che Pio, era honor circle. Essere honor circle Lufthansa, che sono poche migliaia nel mondo, voleva dire fare almeno 600.000 miglia all'anno per 2 anni consecutivi. Questo era il limite minimo per poter tenere la qualifica. Ecco, questo vi dà l'idea dei mari attraversati, delle montagne attraversate, delle miglia fatte a promuovere la sua terra, il suo prodotto, la sua azienda, ma insieme a promuovere tutti quanti noi.